funzione reale di questo consorzio del pane non solo ad Altamura, ma io parlerei addirittura a livello anche regionale. Allora, dobbiamo cercare di puntualizzare un po'. Questo consorzio è un consorzio DOP. Il pane di Altamura ha ricevuto nel 2003 questo ambito riconoscimento, che è la denominazione di origine protetta, e per un prodotto da forno è l'unica DOP in tutta Europa. La funzionalità del consorzio consiste nel tutelare e promuovere questo prodotto. In effetti, noi giriamo il mondo, siamo stati a Tokyo, siamo stati a San Pietroburgo, in Canada, a Singapore, ultimamente in Australia, quindi per promuovere questo pane. Mi vuole parlare degli ingredienti che ci sono in questo pane, in questo specifico pane, perché di pane ce n'è tanto. Certamente. La specificità di questo pane deriva esclusivamente dalla varietà di frumento coltivato nel territorio murgiano e precisamente nell'area nord-occidentale. Perché? Perché l'area nord-occidentale è quella esposta più al sole, è un'area che dà delle caratteristiche a livello pedologico al frumento, che lo stesso frumento coltivato in un altro posto, a circa 20-30 km da Altamura, non dà i stessi risultati a livello organolettico. In più, noi seguiamo un procedimento di lavorazione che è quello a lievito madre, cioè il pane come si faceva 100 anni fa, non è cambiato niente. Per cui questo prodotto, in quanto ha avuto il riconoscimento, perché è l'unico prodotto che preserva le condizioni e le tradizioni di una volta. Che cos'è questo Galla di Altamura? Quali funzioni istituzionali ha in Puglia e anche fuori, ho sentito, della Puglia? Allora, il GAL Terre di Murgia, che comprende i territori di Altamura e di Sant'Eramo in Colle, è un gruppo di azione locale, sostanzialmente è un'agenzia di sviluppo locale che si occupa di promuovere e valorizzare il territorio attraverso il PSL, che è il piano di sviluppo locale, attraverso azioni di marketing territoriale, valorizzazione, eventi e non solo, perché noi abbiamo la possibilità di offrire finanziamenti al territorio attraverso dei bandi gira per promuovere appunto il territorio. In passato abbiamo aperto dei bandi per masserie didattiche, masserie sociali, apertura di affittacamere, bed and breakfast. In questo momento invece abbiamo bandi aperti per il recupero di antichi mestieri, la commercializzazione di prodotti tipici locali e per servizi all'infanzia o per anziani. So che dovete andare a Ferrara. Insieme c'è anche la collaborazione di un artista. Come mai? Come vi è venuto in mente questa collaborazione? Se voi vi interessate solo di prodotti alimentari, poi alla fine, con l'arte che c'entrate? Che cosa è per voi l'arte in questo caso? Innanzitutto la promozione del territorio è un'arte, mi permetto di dire questo. Il connubio tra l'artista Salvatore Sebasse, che abbiamo incontrato per una chiacchierata e da lì è nata l'idea di concentrare e collaborare per questo evento di Ferrara, per questa biennale d'arte che si svolge nel Castello Essenze di Ferrara.
L'idea è venuta perché noi abbiamo un prodotto d'eccellenza nel nostro territorio che è il pane di Altamura con riconoscimento DOP già dal 2003. E l'idea è stata quella di, attraverso lo scultore appunto Salvatore Sebaste, realizzare un'opera proprio con questa pasta, con questo impasto che ormai è famoso in tutto il mondo. E l'idea del connubio è stata quella di promuovere il territorio attraverso questa forma d'arte nella forma del pane di Altamura, oppure con gli ingredienti, se vogliamo, molto semplici del pane di Altamura: acqua, farina di semola appunto rimacinata, acqua, come dicevo, sale e tanta fatica. E lievito. E lievito madre, assolutamente. Sì. Madre. Che vuol dire lievito madre? Allora, il lievito madre è una piccola parte dell'impasto che viene trattenuta e lasciata per un giorno intero, appunto, lasciata riposare. Il giorno successivo questo lievito madre diventa la parte fondamentale per far lievitare l'impasto molto semplice di cui parlavamo prima.